La costruzione della cattedrale nel XII secolo, come la prima cinta muraria di Porto, è avvenuta per volere del primo vescovo della città, Cardinale Ugo. All'esterno la Sé mostra ancora alcuni elementi del suo stile originario di chiesa-fortezza, come le due torri campanarie. Il Pelourinho da Sé è l'obelisco posto al centro della terrazza prospiciente la cattedrale. Questa è una copia del primo Pelourinho del 1797, distrutto con il palazzo episcopale e ricostruito nel 1945. Da sottolineare che in origine il Pelourinho era il palo dove venivano appesi i giustiziati. Di fianco alla cattedrale si trova il magnifico edificio del palazzo episcopale, costruito nel XII secolo, le cui dimensioni testimoniano il primo dominio ecclesiastico sulla città. Sul lato sud del tempio si apre l'elegante chiostro gotico, con splendidi azulejos portoghesi del XVIII secolo, opera di Antonio Vital Rifarto. Dal primo piano del chiostro si può salire su una delle torri campanarie attraverso una ripida e strettissima scala in pietra. La fatica è però ricompensata da una splendida vista sulla città di Porto. Si possono ammirare scorci del fiume Duro e di alcuni dei simboli della città, come la torre di Clericos. All'interno si possono ammirare l'altare maggiore, di epoca barocca, e l'altare della Cappella del Santissimo Sacramento, preziosa opera di oreficeria del XVII e XVIII secolo, eseguita da orafi di Porto. Al genio dell'architetto italiano Nicola Nasoni vanno attribuiti gli affreschi dell'abside e della sagrestia, oltre la Galilea della facciata nord, tra i simboli distintivi della cattedrale. Nella cappella di San Giovanni Evangelista si trova la tomba del cavaliere dell'Ordine di Malta João Gordo.